Intanto è importante tener conto che siamo strutture informative, nel senso ognuno di noi ha un campo energetico informato. Adesso ovviamente dipende da tanti fattori quali informazioni ci sono dentro in questo campo. Veniamo in questo mondo, in questo corpo, già con informazioni che vogliono essere dispiegate. Vogliono essere vissute, però tramite tante esperienze che facciamo, sappiamo tramite i nostri genitori, la scuola soprattutto e tante altre esperienze, assorbiamo anche informazioni che non ci fanno vivere liberamente ciò che desideriamo essere. E cosa possiamo fare per sciogliere questi blocchi? Allora, ci sono tante tecniche. Noi lavoriamo soprattutto con le tecniche russe, secondo Grigori Grabovo, e ci sono per esempio sequenze numeriche o altre tecniche ancora. Poi abbiamo elaborato un L-coaching, si chiama, dove individuiamo tramite le sensazioni, le emozioni, sti blocchi nel corpo, proprio sul livello fisico, andiamo a percepire dove sono locati. Dopodiché seguono diversi passi per sciogliere questi blocchi, in modo che poi abbiamo invece di un limite un campo di forza a nostra disposizione. Faccio un esempio. Ogni disturbo psicofisico comunque ha come causa, come fonte, sempre un'informazione. Allora la cosa più importante è, come detto, individuare questa informazione, questo per esempio tramite l'ele coaching facciamo tramite l'emozione che ci porta ad esperire tramite visioni la situazione primigenia che ha fatto scattare un programma che poi si è manifestato sia sul livello fisico che anche psichico, che poi ovviamente come campo di risonanza attira anche situazioni che viviamo, e questo sciogliamo chiedendo per esempio qual è la sensazione, quali sono le immagini, e lavoriamo cambiando queste immagini sempre sul livello psichico finché, come detto, sono poi di nuovo campi di informazioni di forza.